something new. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella seconda parte del Fusion del meta attuale. Oggi andremo a vedere i due rimanenti matchup, ovvero Saiyan barra Son Family e Loe, e partiamo proprio con quest'ultimo. Allora, come vedete nel video, stavo utilizzando la lineup con Gotenks, ma tranquilli che spiegherò anche quella con Gogeta Blu come ho fatto nella scorsa parte. Chi portare contro il Loe? Allora, innanzitutto, a differenza degli scorsi matchup che vi ho spiegato, Kefla qui sarà must, sia perché vi copre Cooler Zenkai di colore, che è sicuramente il personaggio più problematico dello insieme al Freeza LF, sia perché è molto forte in generale contro il Lineage. Per esempio vi counter la Freeza Full Power per via dell'Endurance, perché può farselo con la Ultimate senza ridargli la seconda vita, ma in generale se l'avversario non porterà un Cooler Evo, Kefla riuscirà a fare tantissimi danni su tutti, anche sul Freeza LF pur, perché sì, non è squishy, però non è nemmeno un tank, quindi riuscirà ugualmente a fargli bei danni. Come secondo porto Vegito Evo, quello giallo, perché appunto mi deve coprire di colore Kefla, e poi nel caso in cui il mio avversario porta Cooler Evo, mi serve un giallo per fargli tanti danni, perché è molto tankiness, e quindi senza un giallo magari avrete un po' di difficoltà a buttarlo giù. Come terzo potete scegliere. Io porto Vegito Pur perché ho paura di Goldiza Green. Goldiza Green è l'anti-Saiyan per eccellenza, e quindi soprattutto a stelle alte, accompagnato dai buff di Cooler Zenkai e Freeza LF, riesce davvero a fare danni osceni, robe che due blast gli ammazzano un personaggio. Quindi avendo abbastanza paura di quel Freeza, porto Vegito Pur appunto per avere il colore che mi copre, e in generale può anche shottarlo. Potete portare anche Gogeta Blu in questo caso, perché di solito i due player portano più Freeza Red che quello Green. Freeza Red perché va a coprire il Freeza LF di colore, e in più anche lui ha l'anti-Saiyan, però anche gli switch, quindi va anche a buffare l'intero team contro il Saiyan. Molta gente lo usa, e quindi Gogeta Blu può essere un'opportunità, però sinceramente io non mi fido, perché appunto ho paura di Goldiza Green e preferisco portare il Pur. Gotenks Red non lo porto mai, perché è troppo scomodo da affrontare Cooler Brew, e in più Freeza Full Power può essere facilmente ucciso da Kefla, che appunto ha anche l'anti-endurance, quindi Gotenks Evo non lo porto più di tanto. A questo punto, in questo contro questo matchup, funziona quasi meglio Friggito, perché sicuramente assorbe meglio i colpi, fidati che lui contro i Saiyan ha veramente danni osceni, e in più ha anche il lock che vi può risolvere molti problemi, come per esempio Freeza LF, mettete lock Vegito Evo e lo shottate con il giallo, oppure Goldiza Green lock Vegito Pur, rendere di ultimate e lo ammazzate. Quindi Gotenks Red in questo matchup sinceramente non mi piace per niente, e lo porto davvero poco. Andiamo a vedere adesso il gameplay. Come vedete, il mio avversario aveva portato la solita lineup dei Loe player quando non giocano Freeza LF, quindi Cooler Zenkai, Freeza Full Power e Cooler Evo trasformabile. In questo caso il mio Vegito giallo poteva fare davvero quello che gli pareva, perché non aveva un red contro. Infatti tra poco vedrete che farà davvero il devasto. Infatti già qui parte il combo contro Freeza Full Power, mi trasformo, creo le carte e comincio a fare molti danni. Considerate che era forte contro tutti, perché Cooler Zenkai, come vi ho detto, non è per niente tankiness, anzi è molto squishy a Zenkai 1, o almeno non tipo a 7 più. Freeza Full Power, come vedete, sta incassando bei danni, e infine Cooler Evo ovviamente aveva il colore a vantaggio, quindi poteva shottarlo. Infatti guardate qui, una combo, poi la special move post main e gli levo direttamente la prima vita. Sinceramente mi trovo molto più in difficoltà ad affrontare un Freeza LF, perché è troppo più fastidioso per le cover, per i debuff, per le green eccetera. Mi è capitato contro per esempio Cooler Zenkai, Freeza LF e un terzo, letteralmente facevano due switch dopo una green e
una carta, un SM, mi ha ammazzato un personaggio direttamente. Veramente una cosa scena. Per questo io preferisco Gotenks in bench per gli HP, perché sicuramente mi dà più sicurezza e sono un attimo più tranquillo, soprattutto in questo matchup che è davvero molto difficile. Qui, come avete visto, è entrato il Killer Zenkai. Sono subito messo Kefla, ho tirato due strike e è andato all'in. Purtroppo con solo due strike non aveva danni sufficienti per buttarlo giù, quindi non aveva l'ultimate così buffata, però l'ho lasciato con tipo 200k se non sbaglio, esatto, e non è entrato il feint, peccato, comunque era praticamente one shot, infatti come vedrete tra poco lo finirò. Vegetapur comunque è molto forte anche contro i due cooler, sia contro il cooler Evo sia contro quello Zenkai. Contro quello Evo perché con la main ability gli leva i buff dalla standing per esempio come ho fatto adesso, oppure gli levi anche il damage reduction all'entrata così da riuscire a fargli parecchi danni. Contro il cooler Zenkai invece gli leva tutti i buff da green, perché in pratica cosa fa il cooler Zenkai? Tira le green e le stacca fino a un massimo del 60% di buff, però non sono buff e non cancellabili, quindi nel caso in cui tirerete appunto la main ability di Vegito, gli leverete tutti i buff che ha staccato durante il game e poi ovviamente li dovrà rifare, però ragazzi dopo 3 green capite che è difficile tirarne altre 3, anche perché sarà già in mid-late game. Detto questo, il primo matchup finisce qui. Riassumendo, il low è sicuramente il matchup più difficile da affrontare con il Fusion perché ha troppi più danni. Avendo appunto l'anti-Saiyan nel team e molti personaggi che danno sia il buff anti-Saiyan allo switch, sia hanno l'anti-Saiyan nel kit, ma in generale hanno un supporto assurdo tra Cooler Zenkai e FTLF, veramente voi ad ogni combo, soprattutto con la lane-up senza HP, rischiate di perdere un personaggio. Potete vincere perché non è impossibile da vincere, perché anche voi avete i danni per buttarli giù. Cercate di ammazzare il prima possibile, magari il pur per dare più spazio possibile a Kefla, così riuscirà a finire il game in magari pochi counts, perché davvero tranne Cooler e Frieza e il resto se lo fa con una combo. Quindi magari cercate di avere Rising Rush appunto sui pur o su Cooler Zenkai, sono quelli che danno più supporto, danno più fastidio, e cercate di non andare, di non giocare aggressivi, perché davvero, vi ripeto, pochissimi combo e il vostro team esplode. Detto questo, passiamo al secondo matchup, che a differenza del Lineage è praticamente uno dei più facili, ovvero Saiyan barra Son Family. Ok, eccoci qui con il secondo matchup del video, ovvero Saiyan barra Son Family. Dico questo perché tra le due lineup cambia davvero poco, visto che entrambi i team sono composti da Full Goku più Bardock Red da una parte e Kakarot Free to Play dall'altra. Ho visto più giocare Kakarot perché appunto essendo free to play si porta facilmente a stelle rosse alte o a 7 più e difficilmente avrete Bardock a parità di stelle se non pullavate davvero tanto in quel banner. Inoltre la Z-Ability che dà Kakarot in bench, ovvero gli HP, sono sicuramente più utili, visto che il team è parecchio squishy. Perché dicevo che questo matchup è abbastanza facile? Perché avete Kefla. Kefla è l'antico Goku per eccellenza, avendo appunto la Unique che ha i danni maggiorati su tutti i Goku. In più ha anche l'anti-endurance per il Goku Kid Zenkai, che è sicuramente quello che vi darà più problemi. Che portare contro Saiyan? Allora, qui il mio avversario non aveva il Goku Super Saiyan 4 pur, ma normalmente tutti i Saiyan player lo portano must anche in game, perché è una delle poche win condition che hanno, visto che serve per tirare la special move, lockare Kefla e ammazzarvela. Senza Goku Super Saiyan 4 è davvero difficile, se non quasi impossibile, vincere il matchup, perché basta che il vostro avversario si gestirà un attimo Kefla e voi perdete un PG a combo. Quindi, come giocare appunto contro Saiyan? Portate innanzitutto Kefla, ed è sicuramente quella più importante che dovrete proteggere. Di conseguenza, quindi, andate a giocare Vegito Evo giallo per coprirla di colore. E infine qui ci sono due scelte. Uno è Gogeta blu, che qui ovviamente non ho portato perché non avevo le lane up, che è molto forte visto che il Saiyan contro non ha green di riferimento forti, perché possono utilizzare Super Saiyan 3 Goku, LF o Radish, ma sono scelte abbastanza mediocri. Oppure
Gotenks Red ha anche una bella scelta perché vi va a counterare di colore il cookie del giallo, ma in generale, visto che il Sai è un team squishy, riesce a one combare praticamente tutti i neutri più Kid Kool, che è il colore di vantaggio, e in più riuscirà anche a fare bei danni, come vedremo anche dopo, sul Goku blu, il Fit Kool, perché non ha difese così alte. Quindi questi due vi li potete un attimo gestire voi e vedere magari anche in base alle stelle o al vostro gameplay cosa portare. Comunque, andiamo a vedere il gameplay. Qui stavo cercando di andare in combo con Kefla, infatti vedete che qua appena riesco a counterare il tackle con le strike, dopo una strike io ho fatto praticamente metà HP, e calcolate che era la prima, quindi non era setappata, probabilmente due strike senza sidestep e il Fit Q moriva tranquillamente. Anche qui il Kid Q, due strike più semi, ho fatto metà HP, lui ovviamente tanca un po' di più perché ha tante difese, sia le Z ability sia perché le ha alte, se non si inca 7-7 più, però fidatevi che già con due combo, o anche una combo fatta bene, più un ultimate, e il nostro Go Kid Zenkai ci saluta. Ovviamente, per il Racing Rush, tiratelo o su Red, in caso non portate Gogeta blu, perché appunto vi serve il colore a favore, quindi se ammazzate Goku Red lui non avrà più nessuno per ammazzare Vegito giallo, e in più avrà anche due colori contrari su due e il game sarà praticamente finito, oppure nulla in realtà, perché Kid Q non tirategli Rising Rush perché ha l'Endurance più la main ability dove si può curare, e quindi pensateci con Kefla. Il Goku blu sarebbe praticamente uno spreco, poi dipende dalle situazioni, ma Goku blu davvero si ammazza con due hit di Kefla praticamente, e il Goku Super Saiyan 4 pur sicuramente su di lui potete tirare Rising Rush, quindi o andare a prendere il Red nel caso in cui ve lo portassero contro, o andare a prendere il Goku Super Saiyan 4 pur, perché ha ammazzato quello, Kefla fa quello che gli pare letteralmente, ogni combo lui perde un PG. Gotenks Red qui funziona molto bene, come vi dicevo. Avete visto anche prima che ha messo Fit Q in cover e praticamente faceva danni neutri, perché appunto ha danni talmente tanto alti che riesce a fare danni alti anche a colui a sfavore, ma in più ripeto, il Saiyan non è un team squishy, non è un team tankless, quindi riesce a farlo bene o male a tutti anche sui neutri. Come vi dicevo prima, questo è quello che è successo. Kefla fa una combo su Goku full HP 4 più su un Saiyan stellato, quindi non stiamo parlando di team squishy, fa una full combo più ultimate e gli fa 3.170.000, quindi un one shot completo. È questo ciò che succede la maggior parte delle volte quando Kefla entra in combo contro un Saiyan Baraton Family. Anche se vi portano per esempio Bardock Red, non cambia niente. Bardock non è un personaggio tank, anzi, è un personaggio che per cominciare ad avere difese decenti deve trasformarsi, quindi deve perdere un personaggio o deve andare late game. E difficilmente questo team andrà late game contro il Fusion, sia perché viene counterato, sia perché appunto ha tantissimi danni e Bardock non regge per nulla. Inoltre, ora il Fusion è diventato anche full melee e Bardock ha la cover sulle blast, quindi veramente abbastanza inutile. Come vedete qui poi è finito il game, ha fatto entrare Gotenks che ha pulito alla fine il nostro Kid Kuzenkai, e non c'è molto da dire qui ragazzi, il matchup è a favore vostro, quindi dovete davvero solo gestirvi un attimo Kefla e Vegivo che si coprono a vicenda e state tranquillissimi, state davvero tranquillissimi contro il Saiyan Baraton Family. Non vi dovete far ammazzare Kefla né con Rising Rush né con il lock dell'SM di Goku Super Saiyan 4, quindi state attenti anche alle combo che vi verranno fatte contro, perché vi dovete anche predictare un probabile per esempio switch SM di Goku Super Saiyan 4 pur, cercare di far prendere meno danni possibile alla Kefla e per il resto andate tranquilli. Detto questo, la seconda parte del video finisce qui, spero che vi sia piaciuta e che abbia spiegato in maniera esaustiva. Ovviamente non ho portato i matchup contro team tra virgolette minori, ovvero come Movie, GT o Code Key, perché li incontrerete davvero poche volte durante la vostra season, quindi non mi pareva proprio il caso. Però ovviamente se avete dubbi potete chiedermelo nei commenti e vi risponderò. Io vi saluto e ci vediamo con un prossimo video.